What's up skaters, sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Se sei nuovo, benvenuto nel canale, se ti va iscriviti, perché oggi iniziamo la season 2 del canale e la iniziamo con uno skate vlog. Vi chiederete che fine ho fatto, dove sono finito, che fine hanno fatto i video, perché non ho più skateato. La risposta è semplice, periodaccio, vicissitudini varie nella vita privata, università, lavoro, cervello esploso, molto semplice. Quindi oggi proviamo a riprendere perché in questi ultimi 6 mesi da dopo la quarantena avrò skateato sì e no 6 volte, 10 volte a dir tanto, non lo so, l'ultima sesh che mi ricordo risale 1 mese e mezzo fa perché sono stato via 1 mese ad andare a lavorare fuori all'estero, alle Canarie, non ho skateato perché ho surfato, devo dire ottima esperienza. Quindi non vi aspettate molto da questo vlog e nemmeno dai successivi, perché io, come ho sempre detto, skateo per divertirmi e non per focussarmi e diventare matto, quindi solo divertimento, si spera, cioè poi divento matto anch'io, però cerco di divertirmi. Cos'altro dire prima di iniziare il vlog? Notiziona molto molto importante, questa season 2 è che abbiamo iniziato una collaborazione con Downtown Skate Shop, uno skate shop italiano attivo da oltre 20 anni nel settore, quindi di esperienza ne hanno e si vede, perché se vi fate un giro sul sito ci sono solo prodotti di qualità e marchi di qualità. E nulla, in cosa consiste? Aiuto a voi, aiuto a me e aiuto alla scena italiana di skateboarding e all'economia italiana chiaramente, quindi da oggi in avanti cerchiamo di acquistare lì almeno, se volete acquistare online e non da siti stranieri, così magari aiutiamo anche un po' l'Italia a riprendersi, che voglio dire, non è proprio in condizioni ottime dopo questo Covid, e dopo ci siamo ancora tutti dentro. Vi beccate il 10% di sconto utilizzando il link in descrizione, che è il mio link referral, e il codice PUSHING10. E nulla, mi aiutate anche a me, il canale e tutto, quindi è tutto in descrizione. Mi raccomando, buono shopping, buon video, ci vediamo dopo. Peace guys. Phil, guarda cosa ho coppato, il cappellino Supreme per GoPro. Voglio fare il vlogger di provincia, fatto bene. Sorry. Proviamo la line di riscaldamento. Fuck! Scusa, come si chiama il tuo canale YouTube? Vincent Morello, come me? Come? Come me! Sketch again! No, mi ci devo abituare, sono belle però sono totalmente differenti. Sono in Asia One, però raga è completamente un altro tipo di skateboarding. Cioè la prima volta che l'ho messo non riuscivo a skateare. Adesso è la terza o quarta volta che le skateo. Pian piano. Con lei è impossibile parlare, è gelosa pure, non so. Sei pupazzi. No, comunque va bene. Hai rotto. Mi fai parlare. Mi fai parlare. No, comunque va bene, ma sicuramente durano di brutto. Sembra di vestire un calzino duro e basta. Quindi se capisci come prenderle va bene. Cambia tanto il grip come scarico. Queste sono gripposissime. Dai, un minimo flick, un minimo slide, ti prendono.
Ma perché è tutta gomma, quindi sono stranissime, però boh, mi ci sto abituando. Guarda che costa già in aria. Allora, io l'ho trovata a 45. Donna. Sì, infatti ho fatto l'affarone. Però di base non so sui 100. So, riproviamo la line. Ero fermo, ma vabbè. Yes, sir! Ah, chiudilo, chiudilo! Devi solo dare più scoop, cioè più slide. Chiuso prima, però male, ho finito qua. All'inizio. Guarda, io lo faccio stranissimo, perché metto il piede così. Però non farlo come me perché è sbagliato. Dai, let's go! Grande. Sorry. Ah, volevi andare tu? No, nel senso. Pure io non l'ho fatto. Mi casa un po'. Figo. Sketch. Oh shit! Hai visto? Diego. Adesso provo a fare nollie flip, 50-50 backside out e kickflip. Nollie flip è uscito extra. Chiaro, non so perché mi esce meglio di kickflip. Cioè, in normal. Per sportività. Oh, ma la linguine! Sono vecchio. Non è possibile avere gli acciacchi a 20 anni. Vieni con me? Distrutto la caviglia. Fanno. Che male. Credo di avere tipo insaccato. No! Non è giusto. One eternity later. Sorry. Tranquillo. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, che male il culo. Ho preso lo skate proprio lì. Fa male. Ma allora sei un... Ma vaffan... Dai, che cacchio. Fanco.
Non mi interessa se era leggermente sketchy. La teniamo, basta. Shit. Oh shit. Parte. Chiudimi qualcos'altro adesso in play. Yes. Yes, sir. Let's go. Un po' sketch, ma ce lo facciamo andare bene. Instagram? Jack Plug. Lui è un plugger di periferia. Prova a poppare un po' di più e dare meno scoop, cioè più pop più e meno... Okay. Wow. Yes! Per questo stage di ritorno voglio chiudere almeno un crook e uno smith, fatti più o meno bene. Ah, non era smith. Oh, sketchissimo. Che dite, lo teniamo? Io direi di no, però sono stanco. What the fuck? Frontside flip perfetto. E questo era, dopo questo frontside flip la mia carriera da skateboarder può concludersi qua, perché basta, vado a surfeare nelle pozzanghere piemontesi. No, cioè, basta. Cioè, non ho mai provato un frontside flip sul serio. La prima volta che lo provo, non sul serio, ma praticamente scherzando per gioco, lo chiudo quasi perfetto, se non fosse che sono atterrato fermo, ma ripeto, don't judge me, io skato per divertirmi. Boh, sono rimasto scioccato, infatti dopo quello ho detto basta, non provo più niente dopo questa sesh, perché se ritorno così, chissà cosa succede poi. Io spero che questo skate vlog vi sia piaciuto, in realtà era più un POV, però vabbè, e niente, fatemelo sapere con un commento, se volete iscrivervi, solita roba, non mi importa. Keep pushing guys, ci vediamo. Ah, e forse il prossimo video sarà sui cuscinetti, visto che me l'avete chiesto, ho avuto tante domande sui cuscinetti. Keep pushing! Stava cadendomi il telefono.